Allora, qui abbiamo l'impasto pronto, già raddoppiato, il secondo impasto, e andiamo a mettere dentro tutti gli ingredienti in sequenza. Farina, mettiamo tutte le parti asciutte, lo zucchero, sale, cannella e le spezie, quelle che usiamo, quella finocchiona, proprio appunto quelle che vanno nei salumi. Ci sono 17 spezie. Il burro deve essere a temperatura ambiente. La pasta d'arancio candita. È stracciato, vedi? Queste ci hanno 40 anni. Queste 25, le ho fatte rifare loro. Spegne la mano. Poi va messo un po' d'acqua, perché quest'acqua impedisce far la pelle. Ora andiamo a mettere a lievitare per 2 ore a 26 gradi. Ecco, dopo 2 ore e mezzo la nostra schiacciata è pronta da mettere in forno, che andiamo a infornare a 175-180 per 13-14 minuti. Ora siamo quasi a metà cottura e ecco che già è cresciuta quello che è necessario. A questo punto la nostra schiacciata è raffreddata e andiamo a rifinirla con lo zucchero a velo. La spolveriamo in tutta la sua superficie con una spolverata generosa ma non esagerata. Poi andiamo a fare il logo di Firenze. A questo punto la nostra schiacciata è terminata, pronta da essere messa in negozio per la gioia dei palati e della clientela.